E si parte, quarto tempo, subito lancio lungo di Ghiotto a cercare Megazzini che viene fermato. Antonio, si gira. Palla per Alessandro Ghiotto, sventagliata a cercare Baroni. Baroni mette giù la palla, Baroni rientra sul destro, la cede a Saporito, appoggio all'indietro per Ghiotto, contrasto con un difensore che ha la meglio, riparte l'Antoniana, 3 contro 2, attenzione. Evita anche il calcio d'angolo Antonio Gurzi, la gioca superina. Rimessa laterale per l'Antoniana che va il tiro, para il portiere Necacci senza difficoltà. Cerca un compagno, lo trova in Bonetti che nel frattempo è rientrato sul terreno di gioco. Palla per Baroni, si gira Baroni, va via Baroni, ancora lui. Palla per Collia, la gioca indietro per Ghiotto che di prima la gioca su Megazzini. Cerca il tiro Saporito sul portiere, ben appostato il portierone dell'Antoniana, fa sua la sfera. Avanza Gurzi, cerca Megazzini. Bonetti, Gurzi, col petto villoso, respinge, lancio lungo, preda del portiere Caci. Ancora Gurzi, cerca Megazzini, bella palla, Megazzini, la gioca lì indietro su Saporito, ancora Megazzini. Megazzini, Perina, Megazzini, può andare al cross, si ferma, Perina, Ghiotto, cerca e trova Jordan Baroni, la mette giù, ha problema di girarsi, torna indietro, eccola ancora la palla per Ghiotto che va al tiro, niente, si accartoccia il portiere che fa sua la palla. E la gioca subito per il difensore. Partono loro, pericolosi, bisogna fermarli Iuri. E ci pensa Jordan Baroni per Collia, ancora Baroni. Avanza Baroni che va addirittura al tiro, respinge la difesa. Gurzi Antonio per Perina. Saporito, Ghiotto, fermato. Fallo laterale per i nostri. Perina. Ghiotto per Collia fermato in calcio d'angolo. Di là c'è Marco. Chi c'è? C'è Marco la faccia. Calcio d'angolo. Baroni dalla bandierina. Jordan Baroni, parte il cross, palla pericolosa, Collia la sfiora. La prende Saporito, Ghiotto, Gurzi, avanza Gurzi col sinistro, palla in gol, Antonio Gurzi, doppietta per lui. E c'è il gol.
ancora cambi di mister Ieraci. Con le due attaccanti, mette due attaccanti. Sì. In attacco adesso c'è Lecischi con Ferrò, mentre in mezzo al campo abbiamo Ghiotto con Saporito, fascia destra Perina, Barone a sinistra, solita coppia difensiva quest'oggi con Bonetti e Gurzi. Rientra anche Zonca, che nel frattempo è arrivato al 60% di autonomia, ed esce Ghiotto. Ce la facciamo a tornare a casa, papà Zonca? Sì, sì. Cacci per Perina, la mette giù, la gioca indietro per Gurzi. Lecischi, Luca Lecischi, punta l'uomo, va via sulla fascia destra, ancora calcio d'angolo. Calcio d'angolo per i nostri, Iuri. Vediamo di sfruttare bene queste palle da fermo. Dobbiamo allenarci a sfruttare queste palle. Vediamo che è un test. Palla corta per Gurzi, che la scodella in mezzo. Perina può andare al tiro. Perina respinge con la coscia un difensore. Ripartono loro, subito fermati. Riparte Saporito. No, è Zonca. Attenzione, Zonca che va al tiro. Gioco fermo, stava stappando papà Zonca, ma è stato fermato sul nascere. punizione da una buona posizione per i nostri. Potrebbe tirare Luca Lecischi. Vanno via tutti, difesa, anzi barriera 3 dell'Antoniana. Alti ragazzi. Breve rincorsa di Luca Lecischi, vediamo, parte il tiro e c'è la parata del portiere, molto bella. Respinge ancora l'Antoniana. Bonetti. Bonetti ferma un'azione pericolosa. Lecischi lotta col numero 7. Antonio Gurzi, che è ricevuto da Cacci. La sventaglia, prolunga Saporito per Ferrò, palla portiere. Anche lui 10 oggi. Simo, anche Tommaso 10. Ferrò per Zonca, avanza Zonca. Sgambettato da dietro. Rimane a terra Zonca. Preoccupato il papà, vediamo. Interviene l'operatore sanitario del Novara. Vediamo un po' se riesce a rialzarsi. Sì, ce la fa. Tira un sospiro di sollievo anche il papà. Tutto a posto, ce la fa. Ok, a posto. Oramai però il mister aveva già fatto il cambio. E quindi Zonca è costretto a uscire. Non possiamo giocare in 10, Iuri. Sembra un po' troppo. Lecischi al cross col sinistro, Ferrò fermato, ancora Perina contro cross, si coordina Baroni,
respinge la difesa, siamo un po' scoperti, rincorre la palla Bonetti con la sua falcata e ferma l'attaccante. Ancora Bonetti interviene. Palla ancora però per loro. La mette in mezzo, esce Caci, palla nella terra di nessuno, vediamo che arriva prima, arriva Perina, Perina interviene scivolata, lotta, Gurzi, Perina, e la prende ancora lui, Perina. Sapo, no, Lecischi. Azione un po' confuse, Iuri, in questo quarto tempo. Perché si vede anche subentra un po' stanchezza. Sì, c'è un po' di stanchezza, sono saltati gli schemi oramai. Perina, un po' lunga. Saltati gli schemi. Dai, Poligno. Ultimi istanti della partita. Mister Ieraci ordina alla squadra di mettersi a posto. Un po' d'ordine ci vuole, Iuri. Va bene tutto, ma dobbiamo giocare come sempre, fino alla fine. Zonca, Perina, Ferrò. Ancora Ferrò, la gioca indietro per Lecischi. Lecischi alza la testa, cerca la sventagliata per Baroni. Zonca di testa, Ferrò, Ferrò, si gira Ferrò. La gioca per Saporito, Saporito. Viene fermata la difesa, cercano la ripartenza loro. Gurzi, Lecischi. Ancora loro. Cercano il lancio lungo. È costretto l'ennesima rincorsa Gurzi, ma palla è lunga. Palla sul fondo. Caci. Caci. Perina. Perina si allunga la palla ma riesce a giocarla per Ferrò, la rincorre, pressa il difensore. Lecischi, Lecischi, cerca l'imbucata per Collia, Zonca dalla lontana, Zonca, palla alta. Lecischi, Lecischi, un po' di spazio Lecischi, Ferrò, si gira Ferrò, cerca spazio per il tiro, fermato Lecischi, bella palla in mezzo ma nessuno degli attaccanti aggredisce la porta, si perde il fallo laterale l'azione. Saporito per Lecischi, ancora Saporito, si fa vedere Baroni, eccolo servito Baroni ma non aggancia. Ancora Baroni, Zonca, Zonca, Lecischi. Fermano ancora loro, cercano la ripartenza. Gurzi, Gurzi per Perina. Lecischi 1-2 con Perina. Perina può andare il cross, vediamo. Niente, palla sul fondo. Sono troppo mischiati. Sì, molti cambi dei nostri, quindi il gioco ne risente. Frequenti cambi del mister Ieraci quest'oggi. E provano ancora loro a ripartire. Sì, sì.
Perina ferma la loro azione con Lecischi che allarga su Jordan Baroni, ha un po' di spazio Baroni, palla ancora per Baroni. Baroni, Baroni, gioca su Zonka. Zonka sventaglia a cercare Perina. Ripartono loro però. Antonio Gurzi. Perina, Digio, Di Gioia, Di Gioia per Saporito, fermato. Provano loro ad affacciarsi, ma ferma tutto Zonka che rimane giù. Ancora preoccupazione nel volto del papà Zonka. Interviene ancora lo staff medico del Novara. Si rialza però Zonka, si rialza. Si rialza subito. Punizione per noi. Sulla palla sempre Zonka che la giochi, già gioca sul portiere Caci che la ridà a Zonka. Zonka cerca un lancio pericoloso per Perina, preda del numero 10 dell'Antoniana che la smista in mezzo, si gira, hanno un po' di spazio da solo loro. Vanno al tiro addirittura, respinge Caci in tuffo, pericolosissimi. Sì. E attenzione a contropiede con Gurzi sulla fascia sinistra che si è sganciato, Antonio Gurzi. Baroni, Baroni, Baroni per Saporito, cerca l'1-2 con Baroni, palla un po' lunga, squadre stanchissime oramai, si attende solo il fischio finale, Iuri. Sì, sì, siamo stanchi, si vede proprio dal comportamento dei... Gurzi, 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 no, Baroni, Gurzi che ha dato a Baroni. Stanco anche il telecronista Iuri che si prepara a stappare a fine partita. Ancora un cambio, esce uno stremato Antonio Gurzi. Entra Daniel Giaquinto, il cross in mezzo, attenzione a quasi un tiro con i pugni, il portiere la manda in calcio d'angolo. Dalla bandierina allo specialista, Daniel Giaquinto, in aria in 5 dei nostri, parte il cross, un po' arretrato, non la prende nessuno però. Palla lunga, copre la palla Lecischi, la fa sfilare, che preda dei nostri, e ripartiamo da portiere. Neanche un bacio. Baroni, Baroni, per Di Gioia, si gira Di Gioia. Palo laterale guadagnato dai nostri. Perina per Saporito, ancora Perina, usciamo palo al piede, ancora Saporito. Si fa vedere... Giacqui che controlla e va al tiro. Daniel Giacqui, giocatona, giocatona, esulta papà in gazebo. Doppietta anche per Daniel Giaquinto quest'oggi. Finito, 20 minuti passati. Quanto è finito?
E finisce qui amici, finisce qui questa sfida avvincente tra il Novara e l'Antoniana, partita vinta, Iuri, senza difficoltà dei nostri, avanti così, bene così, buon divertimento, questa sera ricordiamo cena di gala per i nostri in quel di Villa Cortese. E ci vediamo con consueti interviste magari dopo la cena. A dopo, ciao amici, ciao ciao. Siamo qui a bordo campo a fine partita con un grande dirigente del Novara Calcio, Petè Orlando. Due battute, mister. Caldo, tanto caldo. Ma cosa ne pensa, come sono parsi i ragazzi quest'oggi in questa partita? I ragazzi come sempre sono magnifici. Appunto, nonostante il caldo, hanno anche oggi dimostrato di essere un grande gruppo e ci siamo divertiti come sempre. Due parole per questa stagione, è stata una stagione difficile, è stata comunque una stagione difficile, mister, con questa pandemia che ha coinvolto un po' tutti. I ragazzi comunque si sono allenati bene, gli sforzi fatti di Novara Calcio comunque sono stati tanti per far sì comunque che l'attività proseguisse. E ci può dire due battute per l'anno prossimo o ancora è top secret? No, dico che finalmente sta finendo una stagione veramente difficile, dove appunto questa lunga pandemia ci ha debilitati in tante occasioni e abbiamo lavorato veramente a spizzichi e bocconi con molta fatica, tante difficoltà, però forse siamo stati la società dove ha veramente tenuto duro tutto l'anno e abbiamo avuto tantissime occasioni. E giocato anche tante belle partite. Per l'anno prossimo purtroppo ancora non sappiamo niente, aspettiamo news. Bene, bene così, Iuri, e finisce qui, ci vediamo stasera, ciao a tutti, ciao ciao, ciao. Salutateci ragazzi, dai, salutateci, buona serata.